Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, oggi siamo tornati a Rio Berto, ma prima di iniziare la puntata di oggi vi consiglio di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su ultime novità. Sono con i miei amici Luca Calabrese, LucaKiss70 su YouTube, vi linko il canale nei dettagli, e Giacomo dalla parte opposta dove sono, momento attuale. Siamo tornati alle fessure dello scoiattolo. Nel caso in cui fosse perso l'ultimo video in cui un fantastico scoiattolino è andato qua a cercare di mandarci via dal suo oro, vi lascio il link qua sopra nei dettagli. Cliccando questo link andrete direttamente sul video scorso. Ma bando alle ciance, oggi andremo a fare principalmente crevicing e in sostanza andrò a testare questo strumentino da crevicing che ci ha mandato il nostro amico Julien da Gold Digger Shop. Ora, cosa sta facendo Luca? Andiamo a stalkerare Luca. In sostanza sta andando a estrarre i frammenti componenti di substrato roccioso, i quali tra uno e l'altro potrebbero contenere paiuzze d'oro, come abbiamo già visto nelle puntate scorse, e va a inserirle semplicemente nel suo piatto in attesa del lavaggio. Questo andrò anch'io a fare successivamente, però andremo leggermente più a monte. Come potete osservare, tra un frammento su strato roccioso e l'altro vi è dello spazio libero. In questo spazio vi è del sedimento e in quel sedimento vi possono essere granuli e paiuzze d'oro. Tutti questi anfratti sono delle trappole naturali per le pepite d'oro e soprattutto per le paiuzze e i granuli. Inoltre questi plasti, questi frammenti che ora voi vedete fermi in piena, in realtà vibrano leggermente e dai granuli d'oro vanno a prodursi le paiuzze d'oro. Ho deciso di lavorare questa porzione di substrato roccioso. Andrò quindi con questo strumento a forzare leggermente tutti questi frammenti e di conseguenza a collezionare tutti i sedimenti tra questi frammenti stessi. I frammenti, prima di scartarli, li porrò all'interno del mio piatto con setaccio e successivamente andrò a lavarli, in quanto spesso e volentieri il sedimento andrà a essere attaccato ai ciottoli clasti. Come vedete, questo sedimento potrebbe contenere dell'oro e quindi va semplicemente lavato. Si può fare questo lavoro già con semplicemente in questa maniera, con un piatto secco e poi successivamente bagnarlo, inserire dell'acqua all'interno. È talmente alterato questo substrato roccioso che addirittura si riescono a togliere i frammenti componenti il substrato con le mani. Ci si può anche aiutare per mezzo di questo strumentino. Vedete, tu questo sedimento deve essere lavato accuratamente. Ci sono due consigli che principalmente posso darvi per quanto riguarda il crevicing. Il primo è di essere molto meticolosi, puntate sempre alla qualità e non alla quantità di sedimento che lavorate. Potrebbe infatti rimanere indietro qualche pepita d'oro che semplicemente in qualche anfratto voi non avete visto. Il metal detector potrebbe aiutarvi a individuarla una volta che avete aperto la fessura, oppure all'inizio della stessa. Vi consiglio quindi il video della scorsa puntata in maniera tale da approfondire questi contenuti ulteriormente. Il secondo consiglio è quello sempre di lavare le fessure in maniera tale che alcune volte potete già vedere delle pepite affiorare, in altre semplicemente andrebbe a raggrupparsi il sedimento qua al fondo e quindi di conseguenza è più facile poi rimuoverlo. Oppure in alternativa potete semplicemente togliere tutto ciò che c'è attorno a quella tasca di sedimento e raccogliere più facilmente quel sedimento stesso. Come vedete in questa occasione, vedete, lo sedimento che ho raccolto al fondo, adesso vado a togliere tutto il frammento e di conseguenza lo metto a lavare. Questo è il sedimento prodotto dal setacciamento. Riempie circa un terzo del piatto. Con questo movimento faccio andare al fondo il sedimento pesante, tra cui l'oro. Adesso potrei o rimettere il setaccio sopra e continuare a scavare, o se no semplicemente campionare la fessura andando a cercare pezzi d'oro presenti. Ed una bella pagliuzza in questa porzione qua. Come potete capire dalla quantità di oro che ho trovato, che si tratta di un paio di puntini e uno proprio grande di un millimetro, è più proprio una passione quella che ho rispetto al mero guadagno economico. A mio parere mio dovete ragionare questa disciplina proprio in questo senso, perché al momento attuale è molto interessante fare ricerca lungo i ri montani, in quanto essendo estate fa molto caldo lungo i fiumi di pianura, e potete anche andare a trovare qualche pepita da aggiungere alla vostra collezione.
Quindi adesso abbiamo lavorato in questa zona, vi faccio un attimo vedere più nel dettaglio, e voglio un attimo spostarmi. Non tanto perché non mi ha dato buoni risultati, bensì ho trovato un posto leggermente più a monte che per il mio c'è un po' più di quarzo all'interno. In questa maniera cioè più dura e potrei aver avuto più probabilità di conservare tra le fessure qualche minerale pesante tra cui l'oro. Semplicemente sono delle rocce che oppongono maggiore resistenza rispetto agli scisti veri e propri e quindi avranno degli angoli più vivi, come in questo caso dove c'è il muschio. Le fessure che andrò quindi a vedere saranno queste principalmente e quelle lungo al lato e successivamente magari anche quelle all'interno, più verso l'ansa, anche se in generale sto cercando di rimanere più verso il centro del rio, dove in teoria passano i minerali più pesanti durante una piena. Come potete osservare, tende ad avere sì più fessure, ma sostanzialmente sono fessure di una minor estensione e spessore. Mentre in questo altro caso una roccia ricca in quarzo tende a fare poche fessure, ma tendono a sopravvivere di più nel tempo perché vengono erose in minor misura queste rocce, e inoltre tendono a essere delle fessure più estese. Penso aver trovato un pallino da caccia a vista. Questo è un ottimo indicatore che potrebbe esserci anche dell'oro dentro questa fessura. Questo strumentino è veramente una figata per pulire le fessure. Mi raccomando di raccogliere tutto il sedimento che rimane al fondo della fessura. Ci vorranno dei guanti per non tagliarvi, ci vorrà un po' di pazienza, si possono usare dei cucchiai, però mi raccomando di raccoglierlo. Questo sedimento lo metto nel piatto. Questo strumentino serve proprio non solo per forzare fessure, ma anche in caso in cui si possa usare come uno scovolino. Bene, adesso vado a lavare quindi il contenuto del piatto. Lavo bene tutti i frammenti in tale che l'oro vada nel piatto. Qui ho concentrato di due piatti. Ho cambiato un attimo area di lavoro, sono salito leggermente rispetto a prima. Sto lavorando parte del costone, in questo caso sempre adiacente al fiume affiora un costone molto alterato, che già abbiamo visto anche negli scorsi video che vi linko qua sopra. In questo caso, come anche nello scorso, penso che sia proprio l'erosione di questo deposito molto antico a fornire l'oro al fiume. In questo deposito affiorano questi ciottoli, i quali sono variamente arrotondati, è indice di un antico deposito fluviale. Dico antico perché sono abbastanza rossicci per quanto riguarda invece la sabbiolina tra i ciottoli e soprattutto sono, diciamo, poggiano sopra il substrato roccioso. Adesso quello vado ancora a lavarlo, non ho ancora finito i lavori. Logicamente mi aspetto un grado di concentrazione minore qua nel deposito laterale rispetto a quello vero e proprio che si trova all'interno delle fessure. In questo contesto si trova più oro nelle fessure di solito perché è più concentrato. Dove scavare questi costoni? Beh, dipende dove sono le pietre di maggiori dimensioni di solito. Sedimento ricco di rocce particolari, a parte i micacisti che si trovano spesso. Fate sempre i scarti del vostro setaccio, come questo è un bel quarzo. Poi invece ci sono delle pietre verdi, indicatore di un sedimento mediamente più pesante del normale. Pulizia e concentrato finale della giornata. Poi le pagliuzze. Cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che in realtà basta veramente poco per fare crevicing, cioè cercare rone fessure. Basta un piatto, il setaccio in realtà non è obbligatorio, però conviene perché appoggerete i clasti taglienti talvolta sul piatto, andrà poi nel tempo a rovinarvelo.
quindi un piatto, un setaccio, uno scovolino. Io vi consiglio quello di Julien, sto parlando precisamente di questo strumento, troverete il link nei dettagli. Quindi io semplicemente vi saluto, vi rimando al prossimo video, mi raccomando di iscrivervi al canale. Io sono Matteo Berto e ci vediamo la prossima volta.